Il sindaco di Roma, Della Porta, ha dichiarato aperta anche quest'anno la festa dei Noantri, la festa del quartiere di Trastevere. Presente, fanfare in testa e il primo reggimento bersaglieri, sono stati ricordati dal sindaco i trasteverini di tutti i tempi, in primo luogo i caduti per Roma e per l'Italia. Un omaggio floreale è stato recato anche al monumento eretto a un vero genius loci, Trilussa. Poi, festa anche per i trasteverini d'oggi, naturalmente, e i più romani del Roma hanno rispettato una tradizione che risale al 1487, quella di festeggiar Trastevere alla rustica tavola di una trattoria, innaffiandola di limpido Frascati, o almeno con uno spuntino alle bancarelle, dove sapienti massaie sanno ancora cucinare come si deve, all'antica. E i ghiottoni, come ogni anno, sono qua, a questa sagra popolare che all'insegna della serenità di spirito sacrifica a decine le gustose porchette. Una festa semplice, la festa dei Noantri, ma una festa vera per tutti, salvo che per i maiali. Sport, sport, sport. È il momento dell'ultimo massaggio. Questo strano atleta medita forse la conquista della maglia gialla? Non ci sono colori per le varie squadre né le schedine della Sisal. Ecco gli atleti nella loro divisa, tutti in giacca bianca da camerieri. Può essere che talvolta essi siano sordi alla chiamata dei clienti, ma lo vedete, non sono sordi all'appello della gloria sportiva. Siamo in Trastevere alla festa dei Noantri. Un chilometro al trotto con vassoio, bottiglia e bicchiere. Bisogna far andare d'accordo il tremolio dell'acqua minerale e lo spunto di velocità. È proibito il gioco pesante. Ogni capitombolo porta al ritiro. In compenso, il pubblico non dà la caccia all'arbitro. Un chilometro di corsa per servire un cliente invisibile. Mentre i campioni corrono, il cliente del bar forse può bere senza pagare. Dai piedi acrobatici di Lo Iacono a questi che cercano di mascherare una certa dolcezza professionale. Nell'anno delle Olimpiadi crollano i record ed è giusto che anche i camerieri, nel quadro dei festeggiamenti per la festa dei Noantri, si accaniscano a battere il loro primato. Al nostro spirito olimpico basterebbe che essi fossero così solerti al servizio quando si tratterà di ordinare un caffè per brindare alle vittorie straniere. Mentre al ghiaccio e granite di lampone in bilico su un vassoietto, scatta a Trastevere la corsa dei camerieri, che una leggenda ingiusta vuole afflitti da piedi piatti e da duroni. Invece essi sono resistenti come zatope, scattanti come levrieri, sono capaci di inanellare giri di pista in uno sventolio di giacche bianche a tempo di primato. Purtroppo sono veloci solo una volta all'anno, si precipitano solo qui. Per la cronaca, il primo a tagliare il traguardo è stato il cameriere Ciabattini. Domani non chiedetegli una bibita, sarà stanco Ciabattini e vi toccherà aspettare che si sia riposato. Non tutti i giorni si riceve una coppa grande così, di quelle che non si danno via neppure alle Olimpiadi. Non protestate, impazienti avventori. Se il ristoro del caffè o il gelo delle bevande non giungono veloci quanto vorrebbero il vostro stomaco ingombro, la vostra stanchezza, la vostra arsura. Eroi della stagione alta, i bravi camerieri con volenterose maratone si addestrano a portare il vassoio a tempo di primato. Vero torneo polisportivo, non soltanto podisti, sono equilibristi di alta scuola e devono inoltre possedere un fiato formidabile per gridare sempre correndo le ordinazioni. Una granita di caffè con panna! Vince il 24, un gelato al 24! Ora danno da bere alla pianta dei piedi. Effettivamente il servizio più sollecito è quello fatto coi piedi.